Voilà, siamo tornati. Allora, siamo in Kathmandu, siamo arrivati ieri sera. E visto che l'aereo parte nel pomeriggio, ci facciamo un piccolissimo giro turistico fino a mezzogiorno. Andiamo a visitare il famoso, famosissimo stupa di Botnat. How is the name of the stupa? Botnat. Kopan Monastery. Kopan Monastery, sorry. Tramite tutto questo, tramite una comodissima strada che è questa. In salita, terribilmente in salita. Ma qui è tutto così. È fantastico. Ok, se sopravvivo, perché ho già un fiatone della Madonna, è stata una settimana molto dura fisicamente, vi racconterò il resto. Ciao, dopo. Ma quello è uno stupa dorato. Cavoli, che bello! Bisognerebbe vederlo dal vivo quanto luccica. Non ci sono parole. And someone take the other country. Thailand, Indonesia. Can it? Yeah. Then it gets possible to reborn our community.
All family. Our family. Our family. What is our? What do you mean by our? Our Nepalese or Tibetan? Our means that his sister and his sister, brother and sister, we are our. If you're born, it's a simple birth. Okay? And I just want to see it as a tourist, but I'm a journalist from Holland, and I'm working on a book about proof for reincarnation. You know what proof is? Proof, evidence. You know what proof is? Or evidence? Proof, do you know? Can you demonstrate that reincarnation really exists? That's for the monks.
listen here, 1357 to 1499. To what? To 12? Yeah, he died 10 years ago. Ah, 10. And was reborn, reincarnate, 8 years ago. 8 years ago. Okay. Yeah. So he's 8 years old. Indescrivibile di statue lì sopra, tante, tantissime, bellissime. Mamma mia. Questo è molto singolare con i piedi così. Ma chissà perché. Incredible. Molto bene, finito il giro turistico qui nel monastero di Kopan e adesso facciamo una piccola passeggiata verso lo stupa più famoso di tutto il mondo. Andiamo a zoomare, vediamo se lo becco. Insomma, dobbiamo camminare per 3 km in mezzo a Kathmandu fino a là. Famoso stupa di Botnath. Ok? All right, quello del famoso film Il piccolo Buddha. Bene, andiamo.